riunione dimostrativa, avete incontrato anche un delegato del prefetto per chiedere cosa? Sì, in realtà noi chiediamo dei nuovi fondi, insomma, per avere la piena equiparazione alle forze di polizia, agli altri corpi dello Stato, in quanto viviamo una sperequazione enorme, minimo 300 euro al mese, insomma, poi salendo con le qualifiche e con l'anzianità si arriva a 600 euro. Diceva nel comunicato non privilegi ma sì, il giusto, tra virgolette, stipendio. Giusto, nel senso che noi riteniamo che sia giusto, cioè per noi è anche poco quello che prendono le altre forze di polizia, però se non altro, visto che rischiamo come loro, facciamo gli stessi turni di giorno, di notte, insomma, siamo al soccorso della popolazione, eccetera, vorremmo essere trattati in egual modo. Questo è quello che chiediamo. Avete incontrato chi? Noi abbiamo incontrato qua a livello locale il viceprefetto, abbiamo consegnato, insomma, delle richieste che dovranno essere trasmesse, anzi sono già state trasmesse proprio all'istante al ministro Minniti, e vediamo proprio in vista di del licenziamento dell'atto del governo 394 che discute proprio di questi fondi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma c'è anche un problema di organico ridotto all'osso? Sì, c'è anche un problema di organico a livello nazionale. In Salerno ne risente maggiormente, perché Salerno purtroppo è una provincia, eccetera, vorremmo essere trattati in egual modo. Questo è quello che chiediamo. Avete incontrato chi? Noi abbiamo incontrato qua a livello locale il viceprefetto, abbiamo consegnato, insomma, delle richieste che dovranno essere trasmesse, anzi sono già state trasmesse proprio all'istante al ministro Minniti, e vediamo proprio in vista del licenziamento dell'atto del governo 394 che discute proprio di questi fondi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma c'è anche un problema all'osso? Sì, c'è anche un problema di organico a livello nazionale. In Salerno ne risente maggiormente, perché Salerno purtroppo è una provincia molto grande, e quindi per raggiungere, abbiamo circa una decina di distaccamenti, però per raggiungere tutte le zone della provincia, il distaccamento più vicino, parliamo di 5 unità, non è che stiamo parlando di quante squadre, insomma, impiega anche un'oretta e mezza, quindi ci sono pochi distaccamenti e pochi uomini. Immaginiamo che i parametri nazionali e anche europei richiedono un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti. Noi ne abbiamo praticamente in servizio 80-90 giorni su tutto il territorio provinciale, perché siamo circa 400, però suddivisi in 4 turni per coprire le 24 ore, alla fine, tolte le ferie, tolte, insomma, le varie malattie e quant'altro, si arriva a 80, un'ottantina di unità al giorno. Dovremmo essere 1000 per rientrare nei parametri europei. Che cosa farete se non ci dovesse essere risposta alle vostre richieste? Se non c'è una mobilitazione generale, un'altra forma di protesta? Noi sicuramente continueremo a protestare, faremo sciopero e altro, altrimenti il nostro sciopero chiaramente sempre sarebbe vano, anche perché noi non possiamo sottrarci dal soccorso tecnico urgente, quindi ci saranno dei colleghi che fanno il soccorso tecnico urgente, quelli liberi, insomma, dal servizio, mentre invece di riposarsi scioperano per portare avanti la causa, sperando che le cose, insomma, migliorino e ci ascoltino, almeno in parte. Nome e cognome? Caposquadra Raffaele Vitolo, segretario provinciale con APO Salerno.